tutti questi valori che sono racchiusi nella nostra Carta Costituzionale sono nati dalla lotta partigiana, dalla guerra di liberazione e dal movimento antifascista, che non era solo dei comunisti, ma erano tutte le forze, tutti gli uomini che amavano la libertà, la democrazia. E infatti, disse il grande comandante Bulov, noi abbiamo combattuto per noi, per chi era con noi ed anche per chi era contro di noi. È una festa del nostro paese, della nostra Italia, della nostra Repubblica, è la festa in cui tutti ci dobbiamo riconoscere, perché è la festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. E questo è quello che ci permette oggi di essere in questa piazza, di poter manifestare, di poter esprimere le nostre idee, permette ai ministri di essere ministri, ai parlamentari di essere parlamentari tramite elezioni democratiche, quello che permette ai sindaci di essere i sindaci delle città, ai presidenti di regione e presidenti delle regioni, e oggi noi siamo qui per ricordare e ribadire questo con sempre più forza. Benissimo che grazie è a lei, a voi, che oggi noi possiamo avere la democrazia nel nostro paese, possiamo avere amare la Repubblica, e grazie a voi che oggi io posso essere Presidente della Camera. Presidente, noi non chiediamo nulla, non è costume nostro chiedere dei riconoscimenti, però la storia la si è vissuta come popolo. Certo, combattere i tedeschi non fu una cosa semplice. Certo, è venuto fuori anche l'odio per il loro atteggiamento, però ci siamo riusciti. Napoli, prima del 25 aprile, ha avuto le quattro giornate. Prima città d'Europa che si libera con una rivolta di popolo dall'occupazione nazifascista. Poi il 25 aprile 45 l'Italia liberata, e bisogna difenderla. La liberazione, difendere la Costituzione, attuarla, le libertà, non bisogna mai dare nulla per scontato. Ecco perché ogni giorno bisogna lottare per conquistare e consolidare quei diritti che con la Resistenza furono riaffermati nel nostro paese tanti anni fa. Alcuni rappresentanti di governo hanno deciso però di non celebrare il 25 aprile. Come considera questa loro presa di posizione? Vergognoso, semplicemente vergognoso.